Dopo l'antipasto servito con il primo turno di Coppa Italia, il massimo torneo calcistico regionale riapre i battenti con alcune novità e tante conferme. Tra queste una nuova stagione a nastri di partenza per il Cupello, che ricomincia da mister Carlucci, promosso dal settore giovanile e chiamato a confermare il lavoro svolto egregiamente da Giuseppe Di Francesco nelle stagioni precedenti. Per quest'ultimo nuovo ruolo nell'organigramma societario, ma presenza sempre costante all'interno del sodalizio del duo presidenziale Giardino Mazzarella, che prima della gara celebra adeguatamente la terza coppa disciplina consecutiva. Uno striscione a centrocampo fa gli auguri anche a Fabio Di Lello, ex tecnico delle giovanili rossoblù. Al Comunale arriva la Torrese, che dopo il breve periodo di purgatorio torna a cimentarsi in eccellenza con l'intento di rimanerci stavolta il più a lungo possibile, affidando la guida tecnica al giovanissimo mister Narcisi. Per entrambe l'avvio del torneo rappresenta anche l'occasione per dimenticare i rispettivi scivoloni nella prima gara di coppa, i rossoblù fermati in casa dal Miglianico e i teramani scivolati in quelli insicuro, dopo le tiepide proteste cupellesi per una caduta in area di Zeitulaev, che la signorina di Sante Marolli non ritiene in alcun modo sanzionabile, si va al primo tiro in porta, appannaggio dei teramani con Marconato pronto ad inarcarsi per evitare spiacevoli sorprese dal beffardo piazzato di Scartozzi da posizione estremamente defilata. La replica dell'undici di casa è affidata al Panzer Pendenza, che impegna l'estremo ospite con un fendente da limite d'area. Sull'altro versante, Berardi rischia di fare arachiri sul velenoso spiovente al centro di Tini, con il colpo di testa del difensore di casa che si spegne pericolosamente a fondo campo, rischiando la clamorosa autorete. La Torrese permane in zona d'attacco, anche se Marconato rimedia le falle difensive dei suoi compagni di reparto, mettendoci una pezza sul tentativo ravvicinato dello sgusciante Carosone. Il suo omologo Bruno, dall'altra parte, non dorme ugualmente sonni tranquilli, trovandosi di fronte un bomber di razza come Pendenza, che al 26esimo cerca la stoccata in area sul ghiotto traversone al centro di D'Antonio, ma la mira non è delle migliori e l'estremo ospite può tirare un grosso sospiro di sollievo. La gara rimane in perfetto equilibrio con le due squadre che si punzecchiano a corrente alternata, pur non creando occasioni da rete davvero eclatanti. I padroni di casa ci riprovano poco dopo la mezz'ora con la fiondata da limite di 40 che si alza sul fondo. L'ultimo acuto prima del rientro negli spogliatoi spetta invece ai ragazzi del presidente Rondolone, che al 42esimo si rendono pericolosi con l'avanzato Stacchiotti, che prova ad agganciare la pennellata da fermo di Scartozzi, incontrando sulla traiettoria il reattivo Marconato, che entra in rotta di collisione con il difensore ospite e innescando un accenno di rissa prontamente rientrato. L'estremo equilibrio tra due squadre ancora in fase di assemblaggio si certifica anche alla ripresa dei giochi, quando entrambe le contendenti cercano di rompere la monotonia senza riuscire nell'intento. Si parte con la protesta cupellese sulla caduta in area di Pendenza, che cerca vanamente di aggirare la corrente Bruno. Anche in questo caso la direttrice di gara non ritiene che vi siano i presupposti per assumere provvedimenti punitivi nei confronti della truppa teramana, non ravvisando alcun contatto falloso tra i due calciatori. L'esperto estremo della Torrese si rivela provvidenziale poco dopo per arginare l'incursione in area e la successiva battuta a rete di D'Antonio, che si ripete anche alla mezz'ora con esiti poco lusinghieri, nonostante l'impegno del numero 10 rossoblù tra i migliori per i suoi. Il buon momento del Cupello si interrompe al 35esimo, quando Puglia mette in difficoltà la retroguardia di mister Carlucci, con Marconato che non riesce ad evitare l'angolo sulla fortuita deviazione di Benedetti. Pendenza, volenteroso ma poco cinico in fase di finalizzazione, spara le sue ultime cartucce al minuto 37, quando stacca in controtempo sulla succulenta pennellata al centro di D'Antonio, con la sfera abbondantemente a lato. L'ultimo acuto della Torrese arriva al 41esimo con l'avanzato Stacchiotti, che sullo stacco ravvicinato viene anticipato dalla provvidenziale chiusura dello stesso Pendenza, tornato a dare manforte ai suoi compagni del pacchetto arretrato. La gara si chiude di fatto con la gran sventola al volo del neoentrato Simone Tucci, protagonista di un bel gesto tecnico che non cambia, conti fatti, il giusto risultato di parità. Mister Carlucci, prima panchina ufficiale al Cupello, un pareggio giusto alla fine contro la Torrese? Ma sostanzialmente dipende da che lato lo vediamo. Io la palla tu per tu col portiere l'abbiamo avuta noi, qualche altra palla dubbia in area di rigore ce l'abbiamo avuta, eppure è vero che loro al 90esimo hanno sfiorato il gol. Però io sono felice della mia squadra, perché ha interpretato la grande la partita, tutto ciò che abbiamo preparato in settimana i ragazzi l'hanno fatta alla lettera. Quindi per un allenatore vedere una squadra che lotta e fa tutto ciò che comunque ha comunicato l'allenatore in settimana è motivo di orgoglio, è motivo che per il futuro comunque la squadra c'è. Cupello specialmente in casa tira la
la sua, però adesso questa è andata, va bene, il bicchiere è mezzo pieno e mezzo vuoto. Alla fine ci credevo che si poteva fare, però come il calcio, se sbagli può darsi che alla fine puoi anche prenderlo, quindi alla fine, se andiamo a analizzare la partita, sostanzialmente il pareggio è giusto, soprattutto nei confronti di una grande squadra che sicuramente fino alla fine, secondo me, lotterà per i primi posti. Emozionato all'inizio, mister, visto che erano un po' di anni che non allenava una prima squadra? No, dico la verità, fondamentalmente stavo molto tranquillo perché comunque io, stando con i ragazzi da 40 giorni, li ho visti allenare e veramente devo fargli un applauso perché si sono allenati dal primo all'ultimo giorno con intensità. Mi riferisco speramente ai miei vecchietti, Marco Nato, Nando e Giuliano, Zeto, che stanno dando l'esempio a quelli più giovani che poi vengono trascinati da loro. Quindi stavo abbastanza tranquillo, dico la verità, perché l'allenatore ha il polso e capisce come sta la squadra, quindi questo mi faceva stare tranquillo. Poi giustamente quando inizia la partita si sta più tranquilli tra virgolette, però l'ansia, la prestazione comunque c'è stata, quindi per me va bene così. Luigi Narcisi probabilmente il tecnico più giovane del campionato di eccellenza, solo 26 anni, ma tanta passione che ha trasmesso anche alla squadra. Oggi dicevamo anche con mister Carlucci, pareggio meritato a mio giudizio, non so se lei è d'accordo. Sì, è stato un pareggio sostanzialmente giusto, secondo me noi ci siamo fatti preferire sotto il punto di vista del palleggio, loro sono stati molto bravi nelle ripartenze, ci hanno creato dei pericoli, quindi penso che alla fine ne è uscito un pareggio che fondamentalmente va bene ad entrambe ed è quello che il campo ha decretato è giusto. Una Torresi che punta a fare che cosa quest'anno? Siamo una neopromossa, siamo in un campionato difficilissimo, anche oggi ho appena visto i risultati e testimoniano la difficoltà di questo campionato. Puntiamo a misurarci con noi stessi e a farlo nel migliore dei modi. L'ho proposto ai ragazzi il primo giorno che ci siamo incontrati e sarà il credo che ci porteremo per tutto l'anno, cioè quello di migliorarci sia individualmente che come squadra quotidianamente. Giuseppe Di Francesco, nuova veste all'interno del Cubello Calcio, ma presenza comunque costante in questa società che tra l'altro prima della gara ha festeggiato il giusto riconoscimento per la passata stagione, la Coppa Disciplina, al quale lo stesso Di Francesco teneva molto. Sì, è il terzo anno consecutivo, noi ci lavoriamo molto su questo aspetto, anche se oggi abbiamo beccato la munizione che a mio avviso insomma ci penalizza un po', però ecco, i ragazzi sanno benissimo qual è la nostra indole, il nostro modo e metodo di lavorare, soprattutto per la loro tutela, quindi è motivo di soddisfazione. Per la gara, secondo me, un pareggio giusto oggi, non è stata bellissima, poche occasioni da rete, le squadre si vedevano entrambe ancora un po' imballate e devono un po' rodarsi. Beh, noi siamo molto soddisfatti della gara, risultato giusto, condivido, però non dobbiamo dimenticare che questo è il quarto anno, gli altri tre anni abbiamo sempre perso la prima, quindi siamo partiti benissimo, siamo contenti, incontravamo una squadra fortissima, per cui ragazzi, poi soprattutto noi abbiamo messo in campo 2001, quindi i ragazzi, ma anche lo stesso Canosa, cioè i nostri fuoriquota, insomma, si sono comportati benissimo, siamo soddisfatti e si procederà e si proseguirà ancora su questo lavoro. Quindi, ma tutta la squadra sono stati ingommiabili, bravi ragazzi, bravo Carlucci, bravo Panfilo, ha letto sempre bene le situazioni, quindi interessante, ecco, molto interessante. Io credo che noi, anche alla luce di tanti altri aspetti, con quell'equilibrio che diamo, quella armonia che esiste nel nostro spogliatoio, ma nel nostro ambiente, con tutti i tecnici e con tutti i giocatori a tutti i livelli, quindi lavoriamo tutti insieme per raggiungere gli obiettivi in maniera totale, quindi ecco, questo, penso che sia questa la forza del Cubello Calcio, dalla presidenza, dalla dirigenza, ai tecnici, ai giocatori, che remiamo tutti nello stesso modo, con quella umiltà, con quella semplicità che il calcio richiede, quindi penso che sia uno degli aspetti più significativi che noi sportivi dobbiamo rendere al calcio.